Buongiorno a tutti e ben ritrovati sugli schermi di Casa del Sole TV e buona domenica a tutti perché siamo qui per il nostro appuntamento domenicale con l'amico e corrispondente da Washington, Umberto Pascali. Buongiorno Umberto. Buongiorno Jeff e buona domenica a te e tutti quelli che ancora una volta gentilmente ci ascoltano. Grazie. Dunque, Umberto, abbiamo un sacco di punti. C'è stato il summit un paio di giorni fa, il summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ad Astana, e Putin ha inaugurato una nuova architettura di sicurezza, ha usato questi termini, che renda il mondo più sicuro e più libero, non soltanto in Eurasia, ma anche nel resto del mondo. E ha detto che il nuovo mondo multipolare adesso sta crescendo e la SCON ne rappresenta un centro insieme ai BRICS che sono ormai diventati, sono composti da 10 paesi entrambi. Lavrov invece mi pare abbia detto che la SCO e i BRICS, proprio per l'appunto, per adesso debbano restare in 10 perché devono mettersi d'accordo sulla moneta e su altre questioni. E ci sono un sacco di punti da toccare. Vorrei che partissimo proprio da questo concetto della nuova sicurezza che ha espresso Putin venerdì, tra giovedì e venerdì, perché nel frattempo c'è tutta la stampa che sta sparando su Biden, politico che ha pubblicato il piano della NATO di Trump, ma molto interessante c'è che venerdì Orbán è andato, dopo aver parlato con Zelensky, con l'uomo ucraino, è andato in Russia. E ha fatto arrabbiare tutti i camerieri europei, sono tutti indiavolati che non doveva andare a nome dell'Europa, non doveva andare a nome della NATO. Dopodiché Putin ha tenuto una conferenza stampa. Che cosa ha detto? Partiamo da qui, Umberto. Sì, beh, siamo arrivati a un momento cruciale. Qualche tempo fa noi dicevamo che qui le cose saranno sempre più accelerate da un paio di mesi in poi e lo saranno sempre di più. Ci saranno, penso, sempre più sorprese, sempre più cose inaspettate. Questo incontro, di Orban con Putin è, paradigmatico, no? Una cosa che sembrava impossibile. Con tutta l'Unione Europea, perlomeno la leadership che è stata spernacchiata con grande gusto durante le ultime elezioni, e poi ce l'hanno rimessa come una specie di prova di forza, come una sfida al popolino bue. Toh, ci avete cacciato e noi invece stiamo ancora qui. Che in realtà è una dimostrazione di debolezza, perché adesso potrà durare ancora di meno. In mezzo a delle trattative, sembra in mezzo alle trattative reali, le cose che abbiamo visto fino adesso, tipo puntare sulle elezioni americane, che succederà? Come diceva il colonnello McGregor, uomo che era il massimo consigliere di Trump per la politica militare, noi siamo arrivati adesso a una situazione in cui non quello che uno si aspettava per il futuro sarà diverso. Saranno le elezioni, diceva lui. No, diceva, come saranno le elezioni? E lui faceva scherzando, ma siete sicuri che si arriverà alle elezioni? Nessuno capiva bene, ma che diavolo vuole dire questo? In più, come sai, ha fatto questa dichiarazione, no? Americani, proprio da autorità morale storica del paese, americani, questo presidente ci ha rovinato, e quindi adesso dobbiamo fare elezioni prima possibile, senza aspettare. Quindi gli eventi si sono velocizzati e siamo arrivati a una situazione, se la voglio così dare una vignetta, un'immagine, pensate al Mago di Oz, The Wizard of Oz. No? Che penso pure in Italia si è conosciuto, ma qui in America naturalmente tutti dai bambini ai vecchi lo sanno, Anche che è qui, anche qui. quel film concepito durante la depressione, e in realtà era un'accusa a questi, in realtà era un'accusa alla cupola oligarchica, identificata con questo misterioso, potentissimo individuo, il Mago di Oz, che nessuno aveva mai visto, ma che controllava il mondo. Poi alla fine, come si chiama, la ragazzina insieme al suo cane e ai suoi tre aiutanti
vanno a trovare sto mago di Oz, il cane apre la tendina e ci trovano un nanerottolo con un megafono enorme e impauritissimo, e quindi quello era il potere che tutti temevano, e a quel punto non faceva più effetto. Siamo arrivati, evidente, a questo punto. È stato chiaro con la sceneggiata napoletana di Biden e come è stato trattato dopo, cioè dopo il New York Times e compagnia brutta hanno scoperto, ma questo qui è demente, questo qui non può fare il presidente, si deve dimettere subito. Perché? Perché le cose erano cambiate a livello reale e non possono più nasconderlo. La tenda è stata aperta, certamente ci starà da parte di questi, della banda Biden o della banda democratica, tentativi di sostituire Biden, si parla di Big Mike, scusate, voglio sempre, di Michelle Obama, si parla di, non so, ancora si parla di Newsom, il governatore della California, però sono tutte cose che a questo punto sono poco credibili perché il tempo rimasto è poco, fanno dei sondaggi proprio completamente inventati in cui dicono Michelle vincerebbe con un vantaggio di 20% rispetto a Trump, eccetera, cose che non stanno in piedi. Ma la realtà è che ci sono delle discussioni serie e Orban, il primo ministro dell'Ungheria, coraggioso primo ministro dell'Ungheria, che ha sfidato tutti, è stato minacciato come era stato minacciato Fico, come era stato minacciato il primo ministro della Georgia, no? Non ti permettere di parlare con i russi, non ti permettere perché qualcosa potrebbe succederti, no? Lui è andato, ha detto: io sono adesso il presidente di turno dell'Unione Europea. L'Ungheria è il presidente di turno, quindi noi andiamo, facciamo il nostro video. Ma io non vengo qui come presidente di turno, io vengo qui come persona che vuole la pace. Quindi andate a parlare con Zelensky, il quale ha rilasciato, dopodiché, delle dichiarazioni bidenista, nel senso di fuori di testa. Dice: no, non possiamo accettare, noi continueremo. Ma chiaramente ha perso la sua verve, ormai la maglietta verde è tutta sporca, tutta sudata, fra poco se la dovrà togliere. E dopo Zelensky è andato a parlare con Putin, che l'ha accolto con grande onore, eccetera. Adesso si stanno strappando le vesti e i capelli a Bruxelles e non so quello che è rimasto nelle capitali europee. Tra l'altro in Inghilterra c'è una situazione completamente nuova, la gente ha cacciato proprio con grande forza. Non cambia niente perché quelli che sono arrivati sono No, no, chiaro che non cambia niente, naturalmente il ministero però è la cambiato tutto. ma cioè, quello che è Nello successo in stesso Francia tempo. non cambia niente. Però è certificata la volontà popolare di cacciarli. Tra l'altro, Farage, che è l'anti-European Sceptic, quello scettico verso l'Europa, cosiddetto, e favorevole ad un dialogo con la Russia, Farage, il famoso Farage, alleato poi di Ha Trump, preso un po' di seggi anche lui. ha vinto il suo seggio nonostante tutto quello che ha fatto, e lui ha detto: io adesso sto qui per andare a prendermi il Partito Laburista, che adesso sarebbe il potere. Naturalmente il capo del Partito Laburista era quello che aveva cacciato Corbyn, che era una persona seria, o perlomeno più seria delle altre. Corbyn è stato rieletto nonostante che è stato cacciato dal Partito Laburista e ha detto: io adesso mi riprenderò il Partito Laburista, anche lui. Quindi c'è una rivolta di massa, quello che noi diciamo, la rivoluzione è cominciata. Che Esatto, aveva iniziato anche Galloway, che era tornato a parlare. Galloway ha perso di 1.500 voti, però ha detto: io adesso ho appena cominciato e adesso, cioè prima non gli facevano prendere niente, non lo facevano neanche presentare alle elezioni, adesso lui ha un sostegno fortissimo. Quindi quello che si prepara sia in Francia sia in Inghilterra, con Macron, il furbo che lui. Macron non è un mago di Oz, è un maghetto di Oz, no? E
non riusciranno a fare granché, cioè per un periodo cercheranno di mettere, non so, come la Kaya Callas, Maria Callas, no? Ai vertici della cosiddetta Unione Europea, ma questo non cambia niente. La rivoluzione o controrivoluzione, come la si voglia chiamare, sta avanzando e non si ferma. Non si ferma al punto tale che noi abbiamo visto Orban rompe i ranghi apertamente, sfida il grande mostro, il mago di Oz di Bruxelles. Io vado a parlare con Putin. Dopodiché Putin dice: sì, d'accordissimo, no, noi vediamo molto bene questa iniziativa di Orban. Io ho precisato a Orban, come lui capirà senz'altro, che noi non possiamo arrivare a un cessate il fuoco campato su niente, perché questo film l'abbiamo visto, non ha Lo detto aveva solo. detto anche da Astana, infatti. L'aveva detto Astana, si dice Astana, Credo. l'aveva detto in precedenza. Noi vogliamo, e questo è il punto, una nuova architettura di sicurezza. E poi, dopodiché è stata aggiunta l'altra architettura finanziaria. E cioè, e questo è veramente il punto. Noi l'abbiamo fatto anche l'altra volta, ma è importantissimo che noi lo capiamo bene. Se non c'è un nuovo accordo tra paesi basato su un minimo di fiducia reciproca, un minimo di capacità dei paesi di collaborare, senza perdere la propria sovranità o riguadagnando la propria sovranità e la propria indipendenza, se non c'è questo, la guerra ci sarà sempre. Facendo questo, lui ha limitato i nemici a un piccolo gruppo di persone, quelli che vogliono far rimanere il caos, e cioè i padroni universali di Giulietto Chiesa o la cupola oligarchica. Questa è stata una mossa geniale perché, come avevano già detto in precedenza, la Federazione Russa non è nemica dei paesi europei, dei popoli europei, assolutamente no, anzi sarebbe proprio tutto il contrario. Non è neanche nemica del popolo americano, è nemica di quelli che vogliono stabilire questo sistema di saccheggio e guerre continue, i grandi banchieri e la grande oligarchia. Facendo questo, lui si crea una montagna di alleati da tutte le parti, no? Abbiamo visto in Eurasia già ormai l'area non coperta da questa alleanza BRICS, Shanghai Cooperation Organization, questo accordo di paesi, ormai non c'è più una zona oscura. C'era l'Afghanistan, l'Afghanistan in trattativa. Esatto, Comunità di stati indipendenti, ormai sono tante una comunità di stati, un'alleanza di stati indipendenti, sovrani e prosperi. Questo sarebbe l'idea. E uno dice: vabbè, ma la Russia dice così, ma loro sappiamo che sono cattivi. Non si capisce perché lo sappiamo. non so, 3-4 volte che li invadiamo, facciamo di tutto e poi diciamo: sti disgraziati dei russi, no? In realtà è l'unica formula possibile. E la Russia non lo fa tanto perché come dire, è benevolente verso i popoli, questo, o qualche stupidaggine emotiva che ne abbiamo sentite tante dai globalisti, che loro vogliono salvare il mondo e le balene, eccetera. No, lo fa perché è il suo interesse. Questo ci dà fiducia che stiamo parlando di questioni serie e fondate. La Russia, per salvare se stessa, non può fare a meno di salvare il mondo, e cioè di identificare il vero nemico. Chi è che ha provocato la guerra con la Russia? Che è soltanto l'ultimo tassello del mosaico, quella l'Ucraina. Non gli ucraini. Gli ucraini, addirittura anche loro imbestialiti, lavati nel cervello 2 anni fa, prima che cominciasse l'operazione speciale, avevano firmato un trattato di pace firmato in Turchia. Lo sanno tutti, è bene ripeterlo, nonostante che che questo governo era il risultato di un colpo di Stato violento e sanguinario fatto da forze nostalgiche neonaziste, no? Nonostante questo,
Kiev aveva firmato con la Russia ed è stato solo perché Boris Johnson dell'Inghilterra, in intelligenza con i suoi alleati, con i suoi complici, Blinken, eccetera, con il Deep State americano, l'aveva minacciato, è andato lì e ha detto no, tu non puoi fare la pace. Ma nonostante questo, si era arrivato a un trattato di pace. È stato impedito questo sangue che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni e rotti, e non sappiamo quanti morti. Ma I mi morti. pare che tutti i giorni in Ucraina ne muoiano tanti da diverse settimane, anzi mesi, quindi. E Esatto, come dicono qui. anche russi, ovviamente. Poi alla fine ci sono anche morti tra i Certo, russi. naturalmente il ratio tra perdite russe e perdite ucraine non è paragonabile, però capito? Un paese che ancora una volta, dopo aver perso forse più di 30 milioni di persone durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo è stato degradato durante la grande privatizzazione e la terapia d'urto di Jeffrey Sachs, che adesso sembra che si voglia ravvedere, non lo so. Quanto ha perso? Cioè, la mortalità è aumentata in quel periodo lì, cioè dopo il crollo del muro di Berlino. Quindi adesso hanno una posizione di forza, cioè l'hanno costretti ad avere una posizione di forza. Quindi parlando con questo incontro, Orban Putin è importantissimo perché dietro a questo si possono mettere tutte le forze europee che rappresentano veramente la popolazione. I vari governi, Macron o il governo che è stato falcidiato a Londra, questi non avevano nessuna forza, nessun potere reale. E con quello che è successo adesso con la questione di Biden e dell'accettazione formale della sua demenza, no? Le cose sono cambiate. Sono cambiate perché si vuole arrivare a un accordo. Quindi la guerra adesso vabbè, continuerà perché ci sono queste forze che la vogliono far continuare, eccetera. L'ultimo periodo di una guerra è sempre quello dove ci sono più perdite. Questo è successo in ogni guerra, nella Seconda Guerra Mondiale, Però ci dopo. sono stati alcuni cambiamenti, fra l'altro, dietro le quinte, perché improvvisamente i droni che partivano da Sigonella non partono più da Sigonella adesso, ma partono dalla Romania, da Cogalniceanu, non so come si pronunci, e questo non so se tutti lo sanno, ma è un fatto, mi pare, importante, comunque anche che ci libera da una responsabilità che non era tollerabile. Forse è il seguito di quella telefonata di cui avevamo dato notizia la scorsa settimana tra il nuovo ministro della difesa russo e il Dipartimento di Stato. Esatto, è fatto bene a menzionare questa cosa che penso in Italia non sia stata riportata. La base si chiama Cogalniceanu, sta vicino a Costanza, in Romania. Quindi noi italiani a Sigonella adesso possiamo forse fare un sospiro di sollievo, se c'è la guerra non ci bombardano più. Sto scherzando con cose con cui non si dovrebbe scherzare, ma Sigonella è uscito, apparentemente è uscito fuori Per dal. adesso almeno su Perché? questo aspetto è fuori dai giochi. Perché di fatto la Russia sta dichiarando il Mar Nero no fly zone, una zona in cui non si può volare da parte di forze che potrebbero disturbare le operazioni che sta facendo la Russia. Ancora non l'ha fatto, ma sta procedendo. Si dice che dei droni, i droni, quelli. O anche il Global Hawk, il falco globale, che sarebbe quel drone speciale che aiuta, controlla il puntamento, in realtà fatto poi attraverso satelliti, no? Quello che ha organizzato il massacro dei bambini vicino a Sebastopoli che stavano facendo il bagno sul Mar Nero. Domenica, sì. E quella cosa che non sarà dimenticata, come non sarà dimenticata
i morti bruciati vivi di Odessa. C'è stato questo incontro, come tu giustamente sottolinei, tra il nuovo ministro della difesa, Benos. Belousov, e Lloyd Austin, Man of Mystery. Lloyd Austin, ministro della difesa e grande lobbista, però anche lui a questo punto comincia a essere titubante su quello, su quanto arrogante si possa essere. E gli è stato detto da parte russa: voi non siete più in pace con noi. Non esiste più una situazione di pace tra voi. Non ha detto siamo in guerra, ma una situazione di non pace. Cosa gravissima, cosa mai successa. Sembra che l'ambasciatrice americana che ha ricevuto questo messaggio da Lavrov, l'incapace, perlomeno incapace, Lynn Tracy, abbia, dopo il meeting, sia andata trafelata a telegrafare a Washington: siamo nei guai. È stato riportato da persone che sembra saperle, sembra che sappiano queste cose. Siamo nei guai, i russi non scherzano più. Dopodiché dei droni sono scomparsi, si dice sono stati abbattuti. E non c'è stata una reazione, un contrattacco. C'è stato semplicemente un ok, contrordine camerati, o compagni, quello che sia, non mandiamo più i droni da Sigonella, adesso li mandiamo aerei con piloti, quindi che devono stare molto più attenti, deve essere una cosa molto più prudente, non si possono avvicinare perché siamo al limite della guerra, cioè se viene abbattuto un pilota russo da un'antiaerea, un pilota americano da un'antiaerea russa, si può immaginare quello che può succedere. Quindi si va verso, penso che succederà, un no-fly zone. Quello che era la carta, il fiore all'occhiello della politica militare dei neocon, quello che hanno fatto in Libia, quello che hanno fatto dovunque. Non si può volare e noi solo possiamo volare, ammazziamo tutti. Ecco. Adesso è andato dall'altra parte. Che è quello che E chiedeva l'Ucraina all'inizio della guerra, fra l'altro, ti ricordi? sì, l'Ucraina voleva lei il no-fly zone, no? L'Ucraina, questo gruppo di Sì. delinquenti che partiva i soldi con la banda Biden, no? Adesso, la reazione di Zelensky, per esempio, è comica, ma è indicativa, cioè come, che ne so, un bambino che si mette a strillare, no? Ha detto: no, questo non lo possiamo accettare. L'Ucraina non può essere esclusa dai negoziati. Quindi siamo passati da una conferenza di pace in Svizzera, in cui i russi non sono stati invitati, a una conferenza a una trattativa di pace seria, in cui gli ucraini non c'entrano niente. No? Sì, uno ci parla, ma così così per fare scena. E questa è la realtà. Quindi adesso, quello che è sul tavolo è che questo grosso cambiamento, che sarà sempre più veloce, no? Vorrei menzionare, tra l'altro, parlando del terremoto che sta colpendo quello che una volta era questo superpotere, no? Superpotere occidentale, eccetera, quello che sta succedendo con l'arcivescovo Carlo Maria Viganò, no? Avrai visto che dopo tanto tempo, il Bergoglio e il suo gruppo adesso hanno detto che hanno aperto un procedimento così, come la conferenza di pace di Svizzera, no? Tu sei accusato, ma già la sentenza è pronta di fatto, no? Quindi è tutto preparato. E Viganò ha risposto molto fortemente, no? Il punto fondamentale è questo. Uno, Viganò aveva detto, ultimamente aveva detto: guarda, io, Bergoglio ha persistito su questo, sulla sua strada, e io non voglio parlare semplicemente della questione religiosa, che naturalmente è la questione chiave, ma pensiamo da un punto di vista politico-strategico. Che ha fatto Viganò quando ha rivelato quello che potentissimo rappresentante del Vaticano, cioè il cardinale Theodore McCarrick, che era cardinale di Washington, e l'uomo che era
come si dice, derriere e mutanda con il gruppo Biden, Obama, eccetera, eccetera, no? Questo signore che dominava quella che è stata la strategia del Vatican Spring, no? Non mi dilungo, non ti preoccupare, ma lo faremo magari un'altra volta. Vatican Spring è stata l'iniziativa presa, rivelata poi da Assange attraverso il WikiLeaks, era una cosa iniziata dal gruppo Podesta, gruppo Biden, per dire: allora, noi stiamo stabilendo questo nuovo ordine mondiale, quello di Schwab, no? Il nuovo ordine mondiale di Schwab. Sì, che dopo ne parliamo un minuto di Swab. Esatto, ma c'è un impedimento, naturalmente l'impedimento è la Russia e dobbiamo farlo fuori, ma l'impedimento è sto Vaticano che continua a ritenere su certe posizioni che non possiamo accettare. Cioè, se dobbiamo fare il grande reset, se dobbiamo fare il transessualismo obbligatorio, se dobbiamo fare l'eutanasia voluta, l'eutanasia per tutti, no? A poco prezzo. Sto Vaticano così com'è non è accettabile. Quindi bisogna fare come abbiamo fatto l'Arab Spring, la primavera araba, facciamo la primavera Vaticana. Hanno detto, l'hanno scritto, eccetera. Lì è intervenuto Viganò. E Viganò è stato anche, proprio quando venne fuori con queste rivelazioni di chi era McCarrick, che McCarrick dormiva con i suoi seminaristi, che ci sono tutte le prove adesso, McCarrick dopo che Bergoglio l'ha difeso in tutti i modi, adesso l'ha dovuto licenziare, espletare, adesso è Mister McCarrick, però non ha voluto l'indagine, non ha voluto l'indagine perché l'indagine avrebbe portato a tutta questa cricca, tutta questa cupola oligarchica di cui McCarrick era una persona chiave. Quindi il grande merito, a parte la questione fondamentale che è religiosa, ma il grande merito di Viganò è stato questo: di puntare il dito e dire la verità, cosa che nessuno osava fare. Dopodiché è stato perseguitato, è dovuto andare praticamente in incognito, no? Per il pericolo che correva, però ha perseguito. E poi ultimamente ha detto: guarda, i crimini che ha commesso McCarrick, no? Che sono disgustosi, sono gli stessi che ha commesso Bergoglio. A quel punto è arrivato il fulmine dell'ex Inquisizione, no? E lui continua ad andare avanti. Adesso ci sarà un momento di trambusto, i cattolici saranno così confusi per un momento, ma io sono sicuro che si vedrà l'importanza di quello che ha fatto McCarrick in questo contesto, chiamiamolo così, geopolitico, tanto più che lui ha aderito all'organizzazione, come si dice, i russofili, cioè l'organizzazione Amici della Russia, no? Perché ha visto che la difesa della civiltà umana da parte della Federazione Russa è uno dei pochi barlumi di salvezza adesso. Chiusa la parentesi su Viganò, che io cui faccio tutti i miei auguri, no? E torniamo alla situazione. Adesso, quello che è sul tavolo di queste trattative è che tipo di architettura di sicurezza, architettura finanziaria si dovrà fare, e cioè quali istituzioni dovranno emergere. Se c'è una parte, diciamo, una parte o confusa o diciamo penetrata dal nemico, chiamiamolo così, che dice no, noi vogliamo una guerra, no, contro. Non contro l'Europa, ma contro gli europei, non contro la cricca che controlla il gigante scemo americano, ma contro l'America. Quindi una guerra che potrebbe benissimo essere quello che l'oligarchia vuole, che la guerra continui, no? E naturalmente, dopo tutto quello che hanno fatto, c'è una sete di ritorsione, non dico vendetta, no? Ma questi dovranno pagare quello che ci hanno fatto. Hanno cercato di distruggerci, saccheggiarci, tagliarci a pezzi, eccetera. Quindi si è cercato in tutti i modi di fomentare tra la popolazione e anche tra i militari russi questa reazione violenta, proprio vogliamo farli fuori, no?
Se questa è la pace, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finire sottoterra. No, Infatti ci sono anche alleanze militari che stanno nascendo in questa rete BRICS, SCO, eccetera. Ci sono anche alleanze militari, è nata quella con la Nord Corea, si sta per firmare un'alleanza, un accordo fra Iran e Russia molto importante. Insomma, si sente parlare ormai di NATO della Russia. Quindi. Esatto. Yukanov, per esempio, quello Del del Valdai Club. Valdai Club, ha fatto proprio adesso un articolo su Strategic Culture Foundation, in cui ha detto proprio si va verso una NATO russa, no? Ovviamente una NATO eurasiatica, ha detto precisamente. Il punto, no, per riallacciarmi a quello che stavo dicendo, è che se si riesce a stabilire un nuovo sistema in cui i paesi possono sentirsi sicuri, naturalmente non è facile perché i paesi, se sono indipendenti, hanno anche certe differenze di interesse, eccetera. Non c'è differenza di interesse se tu sei controllato dall'alto, dal tecnocrate schwabiano, allora. Come è successo per l'Europa, come è successo a Bruxelles, no? Hanno eletto quelli senza che nessuno l'elette e sembra che sono tutti d'accordo, no? Però se c'è in realtà un processo di alleanza in cui ci siano reciprochi benefici, no? E si studia come questo sistema dovrebbe funzionare, allora ci vuole tempo ed è una cosa complessa, no? Ma necessaria. Quindi se adesso si è instaurato de facto una specie di dialogo, diciamo, aereo, iperuranico tra Mosca e gruppo Trump, no? Questa è la cosa interessante perché dove può andare a parare, no? La Russia, naturalmente, come dici tu, sta facendosi alleanze militari per cui nessuno può scherzarci sopra. Ha Finora. parlato anche dei missili intermedi, intermediate missile, e quindi Esatto. ha detto che li vuole produrre e anche schierare, fra l'altro. Vediamo le varie cose che Putin ha messo lì in campo, ma queste cose che ha messo in campo, ricordiamoci, non è perché io le metto in campo e poi dopo voglio distruggere il mondo, Certo il che no. nemico. L'ha messo in campo perché io sono in grado di difendermi, sono in grado anche di attaccare e a questo punto ho il coltello dalla parte del manico, di fatto, e ce l'avrò sempre di più. Che cosa voglio? Voglio che si stabilisca un rapporto per cui io non sarò più minacciato. È un rapporto che vada bene per qualsiasi paese del mondo, perché questo mi garantisce la pace. Quindi io per garantire la pace russa devo garantire una situazione di sicurezza, militare e finanziaria. E quindi nuove istituzioni, quello che viene discusso adesso, compreso principalmente una nuova moneta, in cui ancora non si sa precisamente sarà cripto, ma sicuramente non è legata al Fondo Monetario Internazionale, non è legata a queste istituzioni. Anzi, queste istituzioni, ex Bretton Woods, con gli accordi fatti nel dopoguerra, poi peggiorati di gran lunga, perché con Bretton Woods si poteva sopravvivere, ma come l'hanno peggiorati dopo. Specialmente dopo l'assassinio Kennedy e specialmente dopo il crollo del muro di Berlino, quando siamo l'unica superpotenza, adesso facciamo quello che vogliamo, il mondo è diventato invivibile, no, non solo per la Russia, ma per tutti. Cioè, se io posso rubare 300 miliardi di un paese che stanno depositati nelle banche perché io ho la forza fisica di andare in queste banche e rubarlo, questo è che l'ordine già è stato distrutto. Queste sono le forze del caos e la Russia si sta facendo paladino insieme a tutti i suoi alleati del contrario del caos, della stabilità. E quindi accordi con Nord Corea, sono accordi militari, accordi con il Vietnam, accordi adesso si parla della Malesia, si parla addirittura dell'Afghanistan, si parla dell'Iran, tu hai detto l'Iran, questo è molto importante perché sembra, si dice.
i ben informati dicono che l'Iran sta per concludere un trattato tipo quello che ha concluso il Nord Corea, compreso l'articolo 5. Articolo 5 della NATO che dice se io vengo attaccato poi tutti i miei alleati verranno in mia difesa, eccetera. Che in realtà non è neanche così. L'articolo 5 dice allora se io vengo attaccato i miei alleati si riuniscono e considerano cosa si può fare compreso l'uso della forza per difendermi. Quindi anche se, che ne so, la Polonia viene un centro militare che attacca la Russia, viene preso, viene fatto fuori dalle forze armate russe, non è che automaticamente, anzi, sono sicuro che dopo che se Dio non voglia succede una cosa del genere, gli altri paesi europei, che okay, adesso noi ci riuniamo col Parlamento, facciamo dei dibattiti, ma col cavolo che mandiamo i soldati in Polonia a fare la guerra alla Russia. Tra Quindi, l'altro anche i polacchi hanno cambiato idea, non ci vogliono mandare più nessuno a combattere. questo adesso, esatto, questo diventerà un processo sempre più veloce, sempre più visibile ed è per questo che stanno tentando negli Stati Uniti, no? Questa cricca che ha dominato, questo mago di Oz, che ha dominato cioè, adesso non riesce più neanche a far finta di dominare. L'ultima cosa che è rimasta è l'idea di dire, ma no, la Russia non farà, non ci attaccherà. Fare l'attacco nucleare. Noi non ci crediamo a queste cose. Io ho sentito anche dei cosiddetti analisti che ripetevano queste scemenze, no? Prova ad attaccare veramente il cuore della Russia e la Russia si difenderà, la dimostra in tutti i modi. E ha la capacità di difendersi. La NATO eurasiatica, di cui parlo di Yukanov, è potenzialmente più potente della NATO, della NATO-NATO, che sta cascando a pezzi. E ci La sono Turchia. crepe che partono anche dalla Turchia, diciamolo francamente, con quello che la Turchia sta facendo, e poi tutte le varie crepe europee, Orbán, Giusto. Fico, eccetera. La Turchia è il caso più evidente, perché la Turchia, in Italia ti dicono, ma noi abbiamo tante basi americane, noi abbiamo questi trattati di Campoformio, no, scusa, di Cassibile, abbiamo i trattati di Parigi, abbiamo gli accordi segreti che non possiamo conoscere, nessuno li conosce, forse il Presidente della Repubblica, ma forse neanche lui, no? Gli accordi furono fatti ai tempi dell'accordo tra Stati Uniti e mafia per invadere la Sicilia, no? Lucky Luciano, no? Si torna il nome di Lucky Luciano, no? Che infatti diventò da capo mafioso in galera negli Stati Uniti, diventò un mamma santissima in Italia nel dopoguerra, non si capiva perché la mafia avesse così tanto potere. Ma uno invoca tutti questi spauracchi, no? Dicendo, ecco, vedi, non possiamo fare niente. Guarda la Turchia. La Turchia, qualsiasi cosa uno voglia pensare, ma è proprio un caso tipico di tendenza a ritorno all'indipendenza nazionale, anche con parti, diciamo scabrose, tipo che Orbán vuole ritorno all'impero ottomano, no? Però dice, io voglio i miei interessi. È meglio uno che dice così piuttosto che uno che dice io mi affido alla cupola oligarchica e così avrò la pace, non avrei niente, la morte. Ci sono basi militari in Turchia? Sì. Hanno cercato di far fuori Erdogan? Sì. Salvato da chi? Da Putin, gli hanno fatto un colpo di Stato. Erdogan si barcamena, certo che si barcamena, c'è cioè metà dell'esercito, delle forze armate, dei servizi segreti che non si sa se stanno di qua o di là, è un processo, c'ha da parte la popolazione, la usa e poi la abusa, no? Si mette contro Assad nel modo sostenendo il terrorismo contro la Siria, eccetera, e poi adesso ha cambiato idea. Perché fa questo? Non è semplicemente così, è mattacchione, no? E perché si sta barcamenando? Ma si sta barcamenando da un punto di vista, diciamo, machiavellico in difesa della quella che lui vede come la sovranità nazionale del paese. Perché l'Italia non lo può fare? Perché non si può aprire un dibattito sul fatto ci stanno questi trattati, noi abbiamo questi lacciuoli segreti, ma che siamo matti? Prima cosa, vogliamo che questi trattati segreti non siano più segreti, lo dobbiamo sapere, perlomeno ci sia una richiesta. Ma chi è?
no, il mago di Oz, no? Che da dietro la tenda ti impaurisce, ma tu non puoi capire chi è e chi non è. Quindi vengono pubblicizzati e poi questa degradazione della sovranità nazionale e dell'indipendenza è peggio di un attacco ai diritti umani, no? Tutti quanti vogliono difendere i diritti umani, ma avere indipendenza, avere la capacità di decidere per un paese è il diritto fondamentale, altrimenti che sei? Quindi adesso che questa forza, questo mago di Oz a Bruxelles, a New York, a Londra, no, comincia a scemare, no? Questa reazione popolare e poi che comincia a pungolare anche certi politici, questa comincia a farsi sentire. E siamo in questo momento storico, no? Questa è la cosa molto importante da capire adesso. E tra l'altro non gli stanno andando bene le cose non soltanto da questa parte di NATO, ma anche dall'altra, quella che stanno cercando di creare con l'Australia, il Giappone, eccetera. L'AUKUS non gli sta funzionando, sta venendo fuori che insomma, vari paesi non sono d'accordo e sta più o meno crollando anche lì. Esatto, hanno spinto l'Australia, che insomma è un paese controllatissimo, ancora è parte dell'impero britannico, a fare questa AUKUS, no? Australia, Inghilterra e Stati Uniti, a cui si doveva aggiungere il Giappone, no? Gli hanno dato le navi a propulsione nucleare, no? Gli stanno facendo fare. Ma l'Australia sta cambiando idea completamente. Sta cercando di sfilarci. Il Giappone parla bene ma razzola male, cioè il contrario, parla male ma razzola bene, nel senso che a questo punto, per esempio, si è scoperto che i cinesi hanno tanto bisogno di carbone, hanno bisogno di tanta energia, altro che l'economia verde, e il carbone viene estratto dalla Russia, arriva attraverso treni, eccetera, ma molto arriva dagli Stati Uniti al Giappone e il Giappone se lo rivende alla Cina, alla grande. Quindi immaginate che guerra vuole fare il Giappone contro la Cina. Il Sud Corea lo stesso, la paura fa 40 perché adesso con gli armamenti che forse sono già arrivati, no? Armamenti quelli ipersonici, no? Che sono arrivati al Nord Corea, Seul, la capitale del Sud Corea, sta a 50 miglia dal confine, cioè, e lì vivono un numero grandissimo di americani con le famiglie, no? Quindi è tutta una situazione che sì, sembra facile, sì, manderemo i Marines, le nostre forze navali lì nel Mar di Cina e poi li faremo a pezzi. No, adesso vogliono stabilire delle basi nuove in Filippina, nelle Filippine. Ma le Filippine, da quello che si sa, stanno cercando di fare cose tipo Giappone, sotto sotto, assolutamente. Sì, se ci date i soldi, certo, noi li prendiamo, i soldi ci piacciono, ma che noi ci mettiamo a fare la guerra alla Cina? No, 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 no. Oppure con l'Italia, stabilisco una nuova base in Lombardia, no, per le forze speciali, no? Sì, vabbè, a dirsi è facile, ma che fa l'Italia dalla Lombardia? Manda le forze speciali a attaccare dietro Burgo. È ridicolo. Per ora abbiamo mandato la nave Cavour con un po' di flotta italiana a fare esercitazioni, giochi di guerra e soprattutto vetrina per affari di vendite di armi nell'Oceano Pacifico, ma Sì. andiamo oltre. Ma invece negli Stati Uniti, invece, che cosa sta succedendo? Perché mi pare che lo scontro, non solo negli Stati Uniti, e lo scontro a questo punto, il problema sia capire chi sarà la prossima amministrazione, l'amministrazione Trump, quasi sicuramente, perché a meno che non tirano fuori davvero il mago di Oz, cioè Michelle Obama, ma a questo punto vedo difficoltà perché forse Trump vincerebbe lo stesso. E chi sarà la prossima amministrazione, perché forse un punto importante è anche capire se la lobby israeliana, a cui comunque Trump è vicino,
resta con la stessa forza che c'era nella passata amministrazione di Trump. Sì, tutti punti molto importanti. E ricordiamoci che la situazione è molto fluida, cioè la Russia di oggi, domenica, non è la Russia di 2 mesi fa, è certamente la Russia di un anno fa. Gli Stati Uniti di adesso non sono gli Stati Uniti di 6 mesi fa, un anno fa o anche Assolutamente. 2 settimane fa, no? Qui la situazione Vero, è molto fluida, quindi se, non so da dove vogliamo partire, ma se la lobby sionista, chiamiamola così, che come sai è molto forte, il congresso è completamente avvoltolato in questa roba qua, no? Se si dice, hanno detto persone che conoscono bene la situazione, che praticamente per ogni congressista, per ogni membro del Parlamento c'è un handler, c'è uno che li maneggia, da parte dell'AIPAC o, dico io, della Anti-Defamation League, che sarebbe l'AIPAC di sinistra, per la sinistra, poi l'AIPAC per la destra, poi c'è la certo. ADL, per la sinistra, destra e sinistra. Però che sta succedendo al loro punto centrale, cioè in Israele, no? Noi sappiamo che il movimento sionista è cominciato non come un movimento di ebrei, è cominciato come un movimento di Senza protestanti niente. massoni inglesi, no? Lord Balfour, quello che fece la famosa dichiarazione a Lord Rothschild come rappresentante del movimento sionista, non degli ebrei, ma del movimento sionista, dicendo: noi vi daremo la Palestina come una zona dove potete andare a giocare voi, no? Lord Balfour era parte di questo movimento sionista. Lord Balfour non era ebreo. E tutti i suoi amici non erano ebrei, no? Chamberlain e company, che erano tutti di questa banda, no? Con idee esoteriche, pazzoide, gnosticheggianti, satanizzanti, eccetera. Era questa idea che univa l'utile al dilettevole, scusa l'espressione, e cioè io mi prendo questo punto centrale nel Medio Oriente, come dire, raggiungo le mie finalità esoteriche, non lo so, in cui se arriva l'Apocalisse, non lo so, tutte quelle cose che loro pensano, dicono di credere, però c'è il punto che dove est, ovest, nord e sud si congiunge, il canale di Suez me lo controllo io, non magari una forza francese e non magari un regno di Napoli, no? Che era la forza più importante nel Mediterraneo, lì a 2 passi. No, questi no, anzi, questi li faccio diventare parte di un'altra cosa che poi controllo io, mando Mazzini, mando quegli altri. Quindi questo movimento adesso è in ribasso perché Israele è ingaggiato in una guerra e Netanyahu l'ha detto proprio quando è stato, meno di una settimana fa, sempre, ha detto: noi abbiamo fatto un grande incontro con tutti i suoi. Noi adesso siamo in una guerra su 7 fronti, abbiamo 7 guerre. Gli Houthi, Hamas, Hezbollah, Iran, Siria, non so chi altro ci ha messo, insomma, si è arrivata a 7 e noi sconfiggeremo tutti. Che o una questione di pazzia o una questione che non posso fare altro per mantenermi qui, per non farmi mettere in galera o peggio, che raddoppiare, cioè come l'ubriaco che sta al casinò, si è giocato tutto e raddoppia, no? In realtà stanno perdendo da tutte le parti, cioè adesso non abbiamo tempo, ma basta vedere quelli che stanno facendo i giamburrasca del Mar Rosso, come li chiamano, cioè gli Houthis. Una ne fanno e una ne pensano. E Putin, dopo che ha visto che lo stavano attaccando la Russia, ha detto: io adesso, voi armate i miei nemici contro di me e io posso armare i vostri nemici contro di voi. Quindi arriveranno, o magari sono già arrivate, non lo sappiamo, armi ipersoniche ai Houthi. Se gli Houthi fanno il diavolo a quattro, hanno Sembra che bloccato. sia ufficiale ormai che gli sono arrivati, sì. Ok, grazie. E quindi se riescono a fare quello che hanno fatto, hanno bloccato il Mar Rosso, il canale di Suez, perlomeno per quello che riguarda Israele.
con le armi ipersoniche che possono fare. E gli Stati Uniti o il governo degli Stati Uniti deve stare attento a mandare portaerei, perché sembra che la portaerei se che è andata via, adesso vogliamo andare via, dopo che gli UTI hanno annunciato abbiamo colpito la portaerei Eisenhower. No, non ci avete colpito, però andiamo via, andiamo subito a un porto per un po' di pausa, di lavoro, no? Probabilmente è stata colpita. Adesso gli mandano la Theodore Roosevelt, mi sembra. Mi sbaglio, no? Vabbè, gli mandano un'altra Sì. O portaerei grossa, ma la situazione è la stessa. Le portaerei la sono. Roosevelt o la Truman, non mi ricordo, ma comunque cambia poco. Sì. Ma non, le portaerei sono armi del passato. Si può portare i passeggeri oppure puoi fare un'evacuazione, ma un Kinzhal te la spacca in due. Israele è messo male anche economicamente, cioè uno dei porti, non ricordo il nome, ha dichiarato bancarotta. Questa settimana, giovedì, Ah, venerdì, interessante. ricordo. Non sarà Haifa, no? Ma Haifa è stato attaccato più volte Sì. da Hamas e da Hezbollah, no? E non so se anche dagli Houthi, dallo Yemen, gli hanno tirato qualcosa, no? E strillano questo governo assediato, questo governo israeliano nel bunker, ma non ha la capacità. Invaderemo il Libano. Dove lo invadono il Libano? Anche se avessero tutta la potenza americana dalla loro parte, non è detto, perché l'ultima volta che ci hanno provato, poi sono dovuti andare via dal Libano. E comunque l'Iran ha detto che interverrebbe in quel caso se. L'Iran interverrebbe se il Libano è in pericolo, la Russia interverrebbe se l'Iran è in pericolo, specialmente adesso, probabilmente a breve. Si saprà ufficialmente che stanno firmando un accordo militare, no? E quindi chi è che si può permettere? Quindi stanno, ormai il mago di Oz è visibile, no? La debolezza è visibile. Questo sarà sempre più evidente e forse ci sarà una guerra combattuta, forse purtroppo, data la pazzia di questi signori, forse si arriverà a scontro con perdite, però l'idea di una vittoria contro quello che era facilissimo, no? Ma se li faremo fuori 4-4 ormai non è più parte del copione a questo punto. Ma invece a casa negli Stati Uniti, nel circolo di Donald Trump, le cose sono un pochino cambiate adesso, visto che gli hanno dato, Esatto. che la Corte Suprema ha preso una posizione, e noi l'altra volta dicevamo, la settimana scorsa proprio, domenica scorsa, dicevamo che stavano facendo delle pressioni incredibili sui giudici della Corte Suprema. Credo che abbiano un po' continuato fino ad adesso, adesso smetteranno visto che la Corte ha preso posizione. Sì, okay. La Corte Suprema, parliamone dopo brevemente. Tu hai visto l'articolo di Politico, un giornale Sì, che ha sì. riportato il piano di pace di Trump, piano di Il piano pace della NATO, il piano di pace di Trump, sì. di Trump che gli hanno preparato, quelli che stanno preparando la sua futura amministrazione, no? Da dire che Putin ha detto esplicitamente: io questo piano lo ritengo molto serio. Questa è una cosa importantissima. Piano di Trump. Lui aveva detto fino a poco tempo fa: preferisco Biden. E se fossi il leader della Russia, anch'io preferirei Biden. Cioè, se fossi in guerra contro il mio gatto, no? Sicuramente il mio gattino, che forse è più intelligente di Biden, anzi, io vincerei. Quindi dici, chi ti vuoi trovare contro? Una tigre o il gatto? Il gatto mi voglio trovare contro. Quindi ha fatto bene Putin a dire, guarda, è meglio Biden, no? Però adesso Biden è fuori gioco praticamente, qualsiasi cosa faccia, anche se lo ripresentano, eccetera. Il mago di Oz al quadrato. Quindi lui ha detto: io prendo molto seriamente questo piano e penso che molto probabilmente il massimo che può dire Trump è sincero. Cose importanti, cose che prima non avrebbe mai detto.
ma la situazione si sta accelerando e magari, come dice McGregor, ma quale elezioni? Siete sicuri che arriveremo alle elezioni, che non ci sarà un qualcosa che cambia tutto prima? E sembra che la situazione sta andando in quella direzione. Non sappiamo bene i modi, come, quando, no? Chi farà chi, che cosa, ma ci dobbiamo aspettare sorprese grosse, cose inaspettate possono adesso succedere. E quindi questo con la campagna di Trump è lì. E il punto fondamentale però rimane quello, una nuova architettura di sicurezza. Tra l'altro Trump, che ha parlato a nome di Trump, ha usato proprio questa espressione: vogliamo un'architettura di sicurezza riguardo a Stati Uniti e Ucraina, però ha usato l'espressione che alcuni hanno trovato interessante, perché questa è l'espressione chiave di Putin, è da tempo che lui dice questo. Se si riesce a stabilire una nuova architettura di pace, una nuova architettura di sicurezza, una nuova architettura finanziaria tra Russia, paesi europei come Erdogan e altri, e Stati Uniti, benissimo, lì si evita la guerra. Questo deve passare però sulla fine della grande cupola oligarchica, che adesso si sente minacciata e isolata sempre di più. Allora dobbiamo isolarla sempre di più. Facciamo la battaglia che si sta svolgendo attorno a Trump. Chi saranno i consiglieri di Trump? Chi saranno i ministri? Sarà gente come Pompeo? Sarà gente in adorazione di Netanyahu o del genero di Trump, no? O una volta che questo potere, diciamo così, sionista, eccetera, comincia a perdere forza, allora l'amministrazione Trump sarebbe liberata da grosse ipoteche, perché grosse ipoteche sono i donatori, cioè i vice ministri, i vice, scusa, presidenti, per esempio, non lo decidono i presidenti, lo decidono quelli che danno i soldi per la campagna elettorale. E Pence, per esempio, quello che era il vicepresidente che l'ha tradito, proprio ha combinato tutto questo casino, lui è stato, era stato scelto dai donors per avere un controllo su Trump e poi pugnalarlo nel momento opportuno. Pompeo, mi dispiace che lui è italo-americano, che è di origine abruzzese, che vergogna, no? Però è proprio questo. È proprio questo, quello che è infiltrato dall'esterno, Però Trump mi sa che. con l'Iran, per esempio, è stato Pompeo, no? Ora, la guerra cioè Trump c'ha una spalla il diavoletto, sull'altra spalla l'angioletto, come le immagini che si vedevano nell'Ottocento, no? E, per esempio, uno come il colonnello McGregor, stavo dicendo il generale, non ce l'hanno voluto fare proprio perché si è opposto a Obama. Sta dicendo: ecco, tu devi avere dei consiglieri, devi avere dei ministri, devi avere dei operative che facciano questo tipo di accordi, questo tipo di pace, e ripetono sugli Stati Uniti. Cioè, Trump in realtà vuole, cioè, non ho dubbio, vorrebbe che gli Stati Uniti sfuggissero a questo controllo esterno, dove la gente non se ne rende conto. Dove è stato fino adesso? L'economia non va bene, non sta bene qui. La gente sta Trump male. potrebbe accettare anche un ridimensionamento degli Stati Uniti in chiave America First, alla fine. Esattamente. Un'America First come quella che era successa nella prima amministrazione, che è durata pochi giorni finché non hanno cacciato il consigliere per la sicurezza nazionale, come si chiamava, il generale Flynn, no? Poche settimane, perché poi gliel'hanno fatto fuori, perché lui non era preparato, Trump, non aveva tutte iene e serpenti attorno, no? E ha mostrato una debolezza. Però se lui avesse un cabinet, un governo, un'amministrazione con uomini perlomeno che non stanno dall'altra parte, lui sì, vorrebbe togliere gli Stati Uniti da questo controllo esterno, vorrebbe che le risorse degli Stati Uniti, il lavoro, la produzione ritorni negli Stati, la produzione reale, come noi in Italia vogliamo che la produzione reale e anche la produzione più avveniristica, più
sviluppo tecnologico possibile, torni in Italia come era ai tempi di Mattei, come ai tempi di Olivetti, come è stato fino a Moro, anche dopo per un po'. Però deve isolare la grande cupola. E cioè, se per esempio come la Miriam Adelman, la vedova miliardaria di questo Adelman, come ha detto McGregor, avrebbe promesso 100 milioni di dollari a Trump se Trump aiuta Israele a prendersi la La Cisgiordania. Cisgiordania, no? Non semplicemente Gaza, no? Se questa c'ha quel potere lì e non si riesce a fermare, no? Però mi dà fiducia il fatto che queste cose vengano fuori e che in televisione gente tipo McGregor le dica, perché questo significa che tu liberi il tuo Trump da questo tipo di pressioni, ricatti, eccetera. Poi si vedrà quello che succede. Il fatto che nella prima amministrazione sarà stabilito una linea di contatto, di accordo Trump-Putin, e questo ha terrorizzato la grande cupola oligarchica. È successo quello che è successo. Trump non è stato mai accettato, anche adesso non sanno bene che pesci prendere, però se potessero far fuori Trump in qualche modo, come dicono alcuni deputati democratici, che dicono Biden dovrebbe dare l'ordine alla CIA, non so, all'FBI, di far fuori Trump, e poi dice Trump, siccome adesso, come dicevi tu, l'ultima cosa che voglio dire, la Corte Suprema degli Stati Uniti, liberata da pressioni, perché adesso chiaramente con questo scongelamento questa sparizione del grande Biden, no? La pressione sulla Corte Suprema è diminuita, e cioè la richiesta di dimissioni di due giudici chiave, Thomas, l'unico giudice nero della Corte Suprema, e Alito, questo giudice che non ha ceduto, volevano farli fuori, volevano scandalizzarli o non so che altro, no? E non sono riusciti. Adesso certe leggi che non dovevano passare sono passate, e cioè che non sono le varie agenzie a decidere quello che il congresso non ha deciso precisamente, come era fino adesso, no? Questo mi sembra il Chester. Non è Trump, non può essere incriminato per cose fatte come presidente, perché sono tre poteri separati: presidenza, legislativo, giudiziario, sono pari poteri. Tutta la Costituzione americana, tutto l'edificio americano è stato creato su questi pesi, contrappesi, eccetera. Quindi, ristabilendo quello che era ovvio, adesso la posizione di Trump si rafforza, e si rafforza la possibilità che non faccia più cacchiate. Ecco, questo, diciamo. La cosa ideale sarebbe avere un democratico come Kennedy contro un repubblicano come Trump. Allora staremo bene. L'ideale sarebbe che anche noi europei, visto che ci sono tutte queste crepe in corso che vengano dalla Turchia e si espandono in tutta l'Europa, speriamo che anche noi poi cominciamo a poter dialogare e discutere su come poterci liberare. Forse alla fine la NATO potrebbe anche dissolversi. Grazie Umberto, ci vediamo domenica prossima, ma noi dobbiamo fare qualche volta anche delle puntate storiche, secondo me, per ricostruire come avevamo fatto per il sionismo, lo dovremmo fare anche per altro, per esempio spiegare un po' la storia anche di chi sono questi padroni universali. Quindi ripromettiamoci di farlo. Qualcosa, magari la prossima settimana vediamo. Va bene, va bene. Ciao, a domenica Volevo dire prossima. solo un'ultima cosa. Vai pure. 24 luglio io sarò in Ascoli Piceno. Conoscete Ascoli Piceno, Caput Mundi? Il centro del mondo, certo. Sì. Sarò lì, mi sembra, come sia, a Palazzo dei Capitali. C'è il mio amico Massimo Martelli che sta organizzando questa cosa. Non so, hanno alcuni amici, però volevo dirlo. Fateci avere anche una locandina che così la condividiamo anche sui nostri canali. Bene, bene a sapersi. Venite a trovarmi.
Il fritto misto, leggerissimo, di Ascoli. E le olive fritte che stanno lì non sono paragonabili a quelle che si mangiano a Roma. Sono Potrebbe esserci un turismo di Casa del Sole verso Ascoli Piceno, quindi il turista 24. intelligente, va a Ascoli Piceno, infatti, mi è stato detto da fonti segrete. Ciao, buon proseguimento di domenica e buona fortuna. Grazie, Buona domenica. buona domenica anche a voi e anche a voi soprattutto buona fortuna. Grazie per seguirci, anche grazie per il vostro sostegno, continuate a darcelo. Se non siete iscritti sul nostro canale YouTube, fatelo. Quello fra l'altro non ha costi e se potete continuate a sostenerci. Buon proseguimento di domenica e buona fortuna a tutti.